La piazza adiacente alla chiesa Santissima Annunziata di Marina di Caronia adesso porta il nome del maresciallo ordinario Salvatore Giuffrida, insignito della medaglia d'argento al valor militare alla memoria. La cerimonia di intitolazione si è svolta sabato alla presenza, tra gli altri, del comandante della Legione dei Carabinieri di Palermo, generale di brigata Riccardo Galletta. Il maresciallo Giuffrida morì il 23 novembre del 1990 in località Montesoro di Cesarò durante un conflitto a fuoco. Sono trascorsi 27 anni da quel pomeriggio in cui Salvatore Giuffrida, 40 anni, comandante della stazione di Caronia, appresa la notizia di un'aggressione a colpi di arma da fuoco nei confronti dei militari del posto fisso di Montesoro, non esitò a raggiungere i colleghi. Era stato un pastore ad esplodere alcuni colpi di fucile per reazione all'uccisione di alcuni suoi capi di bestiame. L'uomo si diede alla fuga tra gli impervi boschi dei Nebrodi, trovando rifugio in un casolare di Montesoro. Vedendosi accerchiato, si appostò ad una finestra, cominciando a sparare. Le pallottole colpirono mortalmente il maresciallo Giuffrida, uscito allo scoperto per consentire i soccorsi ad uno dei due colleghi rimasti feriti. La cerimonia di intitolazione è avvenuta anche alla presenza della vedova e al termine gli studenti delle scuole elementari e medie di Caronia hanno intonato l'inno nazionale accompagnati dalla banda cittadina. Maresciallo Giuffrida, comandante della sezione di Caronia, era nato a Sant'Agata di Militello, era figlio di questa terra, di questa straordinaria terra. Dei 394 militari dell'arma caduti in servizio dall'ottobre del 1860 a oggi, 7 ottobre 1860, è la data del decreto Mordini protettatore nominato da Garibaldi, che istituisce la presenza dei reali carabinieri in Sicilia. Ebbene, da quel 7 ottobre 1860 a oggi, 394 sono stati militari dell'arma caduti in servizio. Di questi circa il 70% erano siciliani, erano figli di quest'isola, di questa terra straordinaria. E questo lo dico perché voglio sfatare talvolta un luogo comune in virtù del quale la nostra isola viene ricordata spesso e a sproposito solo come terra di malaffare. Questo è il contributo. L'arma della Sicilia ha dato per l'affermazione della legalità sull'isola. La seconda riflessione che vi offro prende lo spunto da occasionalmente una cosa che vi ho letto ieri sera, no? L'atto primo, scena seconda del Mercante di Venezia di Shakespeare, laddove viene proposto il monologo di Shylock l'ebreo, ma non ha mani, organi, membra, ma non ha occhi un ebreo, non ha mani, organi, membra, senza effetti, passioni, non si nutre con lo stesso cibo, non si cresce con le stesse armi, non è soggetto alle stesse malattie a cui è soggetto un cristiano, e così via. Allora, parafrasando Shakespeare, mi viene da dire: ma non aveva affetti, maresciallo Giuffrida, non aveva ambizioni, non voleva veder crescere i suoi figli, godersi l'affetto della propria moglie, guidare il proprio reparto. Non era uno come noi, come tutti noi, come tanti militari che oggi vestono questa uniforme, la nostra uniforme e le altre uniformi dei colleghi che sono qui a fianco a noi. Eppure nel momento della scelta non ha esitato. E allora l'eroismo non è un atto di follia, è un atto razionale, lucido, che vuol rendere i comportamenti coerenti con i valori che si professano. Maresciallo Giuffrida, persona nobilissima, si è sacrificato per la sicurezza, per la sicurezza di tutti i cittadini, in particolar modo di quelli di quel luogo, di Cesarò, di San Teodoro, San Fratello. Quindi concludo dicendo: bene ha fatto il sindaco di Caronia a completare un iter iniziato da me con la cerimonia di oggi.